È un animalista convinta tanto di aver creato un video per Facebook in cui gli agnelli piangono sangue, è terribile quel video, è difficile guardarlo. Silvia Prandi di Discovery Channel. E poi la diretta l'ho vissuta con la Vignardi, l'emozione della diretta, alle invasioni barbariche, È stata una bellissima esperienza le invasioni barbariche. Innanzitutto posso dire che il brivido della diretta è incredibile. E poi era tutta una sorpresa, nel senso che per me è stata tutta un'improvvisata. In realtà l'ho saputo, sono stata invitata il giorno prima, per cui mi ero preparata un piccolo discorsetto che idealmente volevo fare. Poi però la dinamica della diretta funziona diversamente, per cui c'è un botta di risposta, ci sono dei dibattiti, è un talk show, quindi ci sono altre persone, quindi c'è un effetto domino in base a ogni risposta che uno dà, si aprono nuove conversazioni che magari non prevedevi. Il tema della puntata era quello degli agnelli e del sacrificio pasquale come tradizione che si è avuta negli anni. Però poi ho cercato di far slittare l'argomento sul discorso vegan, quindi un discorso più ampio, anche se in realtà io ero stata briffata per parlare di agnelli. Non è facile prendere la parola in una diretta. Io ho fatto il calcolo di quanto è durata la trasmissione e in teoria avremmo avuto forse 4 minuti a testa. Però non è detto che questi 4 minuti siano dedicati a te. In realtà il tempo a disposizione è sempre meno, devi intervenire anche un po' a gamba tesa. Secondo me, appunto, siamo arrivati in una fase di coscienza, di evoluzione della coscienza, per cui si può avere uno spirito più compassionevole e abbandonare alcune tradizioni che non sono più necessarie. La mia prima esperienza non è andata benissimo, nel senso che non sono riuscita a entrare a gamba tesa, un po' per l'emozione e un po' perché sinceramente avevo deciso di non intervenire in maniera aggressiva. Per vari motivi, perché io ho pensato che comunque il livello degli interlocutori era sufficientemente ovvio per far capire che se andavano avanti a parlare come parlavano, si facevano autogol. Quindi la mia tecnica è stata quella di prego parlate che fate brutta figura, quindi li ho lasciati parlare. Sentiamo, neanche lei non lo fa. Lei vede l'agnellino. Ma come no? Io lo faccio, l'ho uccisi pure io. Lei lo rincorre nel prato, allora io faccio parte di un'altra razza. Ci sarebbero tantissime tematiche che avrei voluto approfondire chiaramente, quella non era la serata, non era il luogo e chiaramente il tempo a disposizione era veramente limitato. Ci vorrebbe una vera serata sul tema vegan e i benefici che se ne traggono anche a livello di salute. Io credo che questo sia un tema fondamentale perché chiaramente al di là della scelta etica che è essenziale ed è alla base di questo stile di vita, perché chiaramente il motivo principale è il rispetto di tutte le forme di vita, della vita degli animali, ma non solo, rispetto della propria salute, del proprio benessere e allo stesso tempo rispetto anche del pianeta, quindi è una scelta veramente globale che diventa sempre di più una necessità e di cui bisogna prendere coscienza.